Buonasera e ben ritrovati con i Bimbi della Luna, la trasmissione di Telebari che si dedica, dedicata all'autismo. In studio questa sera con noi Guido D'Angelo, buonasera. E José Stancarone. Guido D'Angelo l'abbiamo già presentato l'altra volta, psicoterapeuta e analista comportamentale. José Stancarone, buonasera, dicevamo. Ciao, buonasera. Matematico e ragazzo Asperger. E, ragazzo Asperger... Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, abbiamo parlato di Asperger. Che cosa significa, Guido? Asperger è una persona con autismo ad alto funzionamento, quindi una persona con autismo ma intelligente, con un'intelligenza nella norma o anche superiore alla norma, che ha comunque delle difficoltà rispetto alla socializzazione. Per esempio, non ha tutti i mezzi per stabilire e sviluppare una relazione sociale, può avere delle difficoltà nel gestire le emozioni, ha una tendenza a attuare una serie di routine e possono esserci anche dei comportamenti che tendono a essere ripetitivi. Per esempio, può desiderare far sempre una stessa strada per tornare a casa, può desiderare che le cose siano risposte sempre in un certo modo e che dicendo. 080-501-9998, il numero per intervenire in diretta e porre le vostre domande. Naturalmente potete seguirci anche tramite il web, chi ci sta seguendo sul sito dell'Associazione Dalla Luna, che appunto collabora con noi in questo progetto dedicato all'autismo, e sulla pagina Facebook della stessa associazione. José, prima di parlare e raccontarci un po' della tua esperienza, io direi di vedere una clip, perché è una clip che ti riguarda molto da vicino. Vediamola. Mi chiamo Mio e di professione faccio il cartone animato. La mia data di nascita risale al 1931, anno in cui fui disegnato. Quando mi rivelai per la prima volta, lavoravo in una scatola di legno presente in tante abitazioni, che si accendeva e si spegneva. La mia ispirazione più grande divenne quella di pronunciare le parole, poi le frasi, poi le canzoni e infine i teoremi. Volevo essere un dannato genio. Così mio padre, il mio disegnatore, mi iscrisse a scuola. Il mio maestro si chiamava Walt Disney. Lui conosceva qualsiasi cosa e, siccome stavo crescendo, rifinì le mie forme. In quel periodo conobbi due suoi figli, un papero bianco e un topo. Siamo alla fine degli anni 50 e insieme ai primi sbalzi ormonali cominciai a vestirmi di colore. Finalmente potevo lavare i panni con l'arcobaleno e sviluppai anche il senso dell'olfatto grazie alle sfumature dell'iride. Era arrivata la moda anche per me. Inoltre, gli echi delle rivoluzioni giunsero fino al mio mondo bidimensionale. Le censure si sbiadirono e cominciai a conoscere le parolacce e a prendere in giro la gente importante, come il maestro Walt. Chiamavo le ragazze di suo figlio Topo con una parola che comincia per Z, ma che a voi non dirò. Qualche volta mi disegnavo su una poltrona e seduto su di essa pensavo come all'inizio il mio mondo era silenzioso e bicromatico, mentre ora era un tifone di colori e suoni. Quando negli anni Ottanta giunse il capitalismo, ebbi molto da fare e da lavorare. Cominciai a fare molte pubblicità e il pupazzo con la mia effigie vendeva più dischi dei Queen. In ogni casa c'era un Mio. Nulla sembrava fermarmi. È di questo periodo che risalgono le mie avventure con alcune vignette. Ebbe addirittura un figlio con una di loro. Lo chiamai Manga. Vivevo nel quartiere residenziale dei Pixar e la mia ascesa riscosse il suo culmine quando fui immortalato mentre mangiavo una mela. Un umano non molto simpatico, ma estremamente intelligente, usò quell'immagine come simbolo della sua impresa. Grazie a lui mi ritrovai con un patrimonio immobiliare enorme, perché abitavo in schermi ultrasottili. Il miracolo consisteva nel fatto che mi muovevo e agitavo sempre di più, nonostante lo spazio esteriore diminuisse. La nostalgia con il mondo bidimensionale c'era, ma in fin dei conti con il 3D avevo i muscoli e mi ritrovai ad usare l'ironia in alcuni dei miei show. Decisi di smettere solo nel 2068, quando non vi era più una differenza tra il reale e il virtuale. Divenni come tutti gli altri. Divenni una persona e non mi rimase altro che vadare su un altro pianeta.
Le immagini di Matthew Watkins hanno un po' accompagnato questa storia, questa piacevole storia, che è una storia che hai scritto tu, Giuseppe. Perché è una storia particolare? Come si ricollega con quello che è il discorso che stiamo portando avanti con i bimbi della Luna? Allora, sicuramente la storia, avete visto il disegno, è un cartone animato, è un fumettone. E, diciamo, il testo rispecchia quello che, se vogliamo, ho tentato di percorrere quello che può essere un cartone animato dalla sua genesi fino alla sua fino a quelli che abbiamo adesso, partendo dal cartone animato bidimensionale ai cartoni animati moderni che si fanno in 3D con il computer. E che perché mi sono riferito a quello? Perché essenzialmente una delle caratteristiche delle persone Asperger, parlo in terza persona così mi riesce più facile parlare in termini di principi oggettivi, è la percezione. Quindi voi avete visto nelle immagini questi colori che si sovrapponevano, quel disegno che era sempre dinamico, non si fermava mai. Ecco, tentando, unendosi il testo che il disegno, di rappresentare quella che è la percezione, quindi la sovrapposizione di colori, suoni, immagini, diciamo, globalmente qualcosa che dà l'idea di come le informazioni possono essere decodificate dalla persona che ha la sindrome di Asperger. Ecco, infatti io stavo notando proprio questa cosa ascoltando il video prima mentre andava in onda, che un po' ci ritrovavamo in quelle che erano le descrizioni di alcune delle caratteristiche da cui si capisce anche un po', si riconosce un po' l'autismo, vero? Cioè sì. C'erano naturalmente narrate all'interno della storia alcuni degli aspetti che abbiamo visto nelle precedenti puntate, Guido, vero? Sicuramente l'aspetto che mette in luce José è quello più rilevante, cioè come funziona la percezione di una persona con autismo. In alcuni casi i colori possono fondersi, i suoni possono fondersi, o addirittura un suono può essere visto come un colore o può provocare proprio una sensazione fisica. Quindi quello che ha cercato di fare José è stato utilizzare la metafora del cartone animato per descrivere come potrebbe essere da un lato l'evoluzione di una persona con autismo, ma come i colori si mescolano nella percezione di una persona con autismo. Quello che per noi è netto e definito in realtà non è così chiaro nella percezione di una persona con autismo. Avete visto anche che il disegno realizzato da Matthew Watkins era creato con tanti piccoli particolari. Questo riflette un po' quella che è la percezione di una persona con autismo. Se noi guardiamo un quadro, vediamo la scena, vediamo un paesaggio, mentre se una persona con autismo guarda lo stesso quadro, vedrebbe le casette, la montagna, i singoli fili d'erba, il fumo che esce dal camino, e poi dovrebbe ricomporre tutte le diverse immagini in un quadro unitario. Quello che per noi è il quadro generale è visto prima dalle persone con autismo come insieme di particolari. Tra un po' parleremo anche del video anche sotto un altro aspetto, perché poi questo video è stato realizzato con l'associazione Dalla Luna, mm-hmm. Per cui magari parleremo anche un po' delle attività che vengono realizzate in associazione. Vorrei tornare da José, perché avrei qualche domanda da farti. Dicevamo prima, quindi, il tuo è un caso particolare di autismo perché è uno dei gradi magari meno pubblicizzati di autismo, utilizziamo diciamo questa terminologia, ma tu come te ne sei reso conto? Cioè, come ci si accorge di essere un Asperger? Diciamo sono gli altri che te lo fanno notare. Allora, il punto è questo, che molto spesso la persona Asperger viene vista come se fosse un robot, no? Perché ha un forte pensiero analitico. In realtà non è così. In realtà noi abbiamo due emisferi, no? L'emisfero destro, che è quello dell'intuizione, quello della creatività, e quello sinistro, che è quello della logica e del pensiero creativo. Nella persona Asperger, queste due, diciamo, queste,
queste due propensioni sono simmetriche. Cosa voglio dire? Che magari la persona Asperger approccia quella che è un'emozione o quella che è una convenzione in maniera analitica, in maniera logica, mentre approccia qualcosa che è estremamente tecnico, come per esempio la matematica, o come per esempio la composizione musicale, o come per esempio un motore di una macchina, come se fosse emotivo, come se fosse intuitivo. Cioè la componente umana della persona Asperger non è rivolta verso quella che è la comune attitudine delle altre persone, ma quella componente umana è rivolta verso qualcosa che può sembrare arido o freddo, come una forma matematica o il funzionamento di un motore. Questa simmetria porta la persona Asperger inevitabilmente a sentirsi spesso inadeguato, a sentirsi spesso fuori contesto. Perché, non, come dire, la nostra società è più o meno, strutturata sulla media. Quando sei fuori questa media, sia nel bene che nel male, hai molte difficoltà. Nella tua esperienza pratica e concreta, tu te ne sei reso conto? Quanti anni avevi? Di che cosa ti sei reso conto? Perché poi magari mi rendo conto, quando sei più piccoli, forse ci sono una serie di timidezze che vengono un po' a tutti. Però quando ti sei reso conto che c'era qualcosa di diverso? Ok, quando ero piccolo io ho cominciato ad andare a scuola seriamente in terza elementare. Non ho frequentato i primi 2 anni perché avevo problemi di salute, problemi anche di apprendimento. Quindi là ho avuto, come dire, se vogliamo, la prima diagnosi a 19 anni, quando comunque ero già cresciuto. E poi dopo ho conosciuto Guido. Ciò che immagino sia così, se voi prendete il mio, il caso è esattamente opposto a quello del bambino prodigio. Il bambino prodigio magari si può sentire inadeguato perché viene catapultato in classi superiori a quella che è il suo normale sviluppo. Io, se vogliamo, sono quello che è arrivato in ritardo, nel senso che mi sono sentito fuori contesto perché non spesso a scuola, soprattutto a scuola, io andavo male in matematica, per esempio. Ho preso anche il debito in matematica. Poi sei riuscito però a ribaltare questa cosa. Sì, ho ribaltato i giudizi e i pregiudizi. Però credo che per tutti sia un po' il sentimento che si possa provare quando qualcuno viene bocciato. Più o meno è quella situazione che contraddistingue forse lo stato d'animo. Quando per esempio si viene bocciati a scuola e si viene catapultati in una classe dove non si conosce nessuno, dove magari sono più piccoli, i tuoi compagni sono più piccoli o più grandi se sei un prodigio, quella forse è la... almeno per me è quello il sentimento, la sensazione principale. 080 501 9998, il numero per chiamarci in diretta, ricordiamo, rivolgeteci le vostre domande anche tramite i canali web. Guido, vorrei chiederti, nella tua esperienza ci si ritrova di fronte a molti casi di questo tipo e soprattutto come si riesce a riconoscerli? Mi è capitato in realtà più volte di incontrare persone con autismo, con un ottimo funzionamento intellettivo, che siano state in grado di capire la propria condizione, che mi abbiano semplicemente chiesto una conferma, un po' come è stato per José, perché quello che provano queste persone è in realtà un senso di distanza rispetto agli altri. Si rendono conto che per quanto provino a interagire socialmente, a creare una relazione, c'è qualcosa che a loro sfugge. Provano a raccontare qualcosa, ma a un certo punto si rendono conto che gli altri si distanziano, non capiscono perché magari stanno raccontando il loro teorema matematico preferito, ma questo ha creato una frattura nella relazione. E sono tanti piccoli incidenti sociali che si accumulano, che fanno capire alla persona che io funziono in un modo diverso. Quindi si informano su internet e poi chiedono una conferma. Mi è capitato in diverse occasioni.
In realtà ci sono dei casi estremamente sfumati, rientrano in quella che abbiamo chiamato la variante normale dell'autismo. E noi ce ne accorgiamo perché manca proprio la reciprocità nella comunicazione e ci sono alcune informazioni chiave. Ecco, vorrei chiederti qualche esempio però, senso concreto, quali possono essere gli elementi di questo tipo? Ad esempio il contatto oculare è uno dei primissimi indicatori. È un indicatore che però non va considerato in maniera isolata ma entro un contesto. Oppure la difficoltà nel rendere la conversazione reciproca. Quando parli di contatto oculare, cosa ti dici? Tende a essere sfuggente. Quindi una persona con autismo di solito non ci guarda negli occhi, ci guarda con la coda negli occhi o ci guarda soltanto in alcuni momenti, ma non riesce a sostenere per un'intera conversazione, nella maggior parte dei casi, lo sguardo di un'altra persona. Un'altra caratteristica è che la conversazione non è reciproca. Per esempio partono con i loro interessi speciali e non si rendono conto che l'altra persona non li stia ascoltando. O magari sono bravissimi a rispondere quando vengono fatte domande a loro, ma non contraccambiano mai le informazioni, cioè non ci chiedono e a te come va? Quindi la conversazione si ferma lì. Entra, comincia e finisce con le domande che noi poniamo a loro. E non si riesce a creare una relazione. L'altro aspetto da cui ci rendiamo conto che una persona potrebbe essere autistica è l'aderenza a delle routine. In alcuni casi sono piccoli aspetti che diventano più salienti quando la persona con autismo deve fare qualcosa che è più difficile. Per esempio, un esempio banale può essere quello di voler fare sempre la stessa strada, oppure di lasciare gli oggetti sempre nello stesso ordine, ma anche l'arrivo inatteso di qualcuno a casa può creare una situazione di disagio per una persona con autismo. Oppure ho dei ragazzi che dicono: io alle 8 devo mangiare il pollo e devo vedere Toy Story. Cioè devono fare questa stessa azione tutte quante le sere. Un altro ragazzo ha la routine che non può uscire con altri amici il giovedì sera perché quella è la sera destinata alla pizza con la famiglia. Quindi una volta creato un'abitudine hanno difficoltà nello scardinarla. Giuseppe, tu hai un menù fisso settimanale? Più o meno, sì, più o meno. Quindi hai notato, per esempio, questa era una delle caratteristiche che avevi notato, era una degli aspetti? Sì, ma diciamo che la routine è una difesa. È come aggiustare le cose come noi pensiamo che debbano andare e non come gli altri pensano che debbano andare. Quindi, diciamo, la routine funge quasi da cupola. La disposizione degli oggetti, piuttosto che la giornata, la serata pizza, piuttosto che l'uscita al cinema fatta sempre il martedì. Diciamo, questi piccoli dettagli che possono sembrare, come dire, superficiali anche per gli altri, in realtà fungono da difesa. Non so se possiamo chiamarli abitudini, possiamo chiamarli sintomi, forse è esagerato, però in alcune degli aspetti che hai descritto poc'anzi, credo che un po' tutte le persone che ci stanno seguendo magari almeno in parte ci si ritrovino, certo. Può essere quella del contatto visivo, può essere quella di avere delle abitudini preimpostate che magari si debbano rispettare. Perché? Che cosa differenzia quindi una situazione di normalità o comunque soltanto di abitudini consolidate rispetto invece a una condizione di autismo? La differenza è quanto queste abitudini o queste routine sono necessarie. Se non posso fare a meno di eseguire la mia routine e l'aderenza alla routine è essenziale per me, cioè mi consente di stabilire uno stato di equilibrio, allora probabilmente può essere un sintomo dell'autismo. Tuttavia, il sintomo non è tale se isolato, cioè va sempre considerato in un contesto più ampio. Parliamo di un sintomo di autismo quando c'è non soltanto l'aderenza alle routine o il ripristinare un ordine, ma quando c'è anche una compromissione sociocomunicativa. Ci stanno arrivando diverse domande. Giuseppe, devo dirti la verità che suscita anche un po' curiosità la tua condizione. Ci chiede, per esempio, Cristina dalla sala virtuale,
si parla molto del fatto di provare o meno dei sentimenti. Ci dice Cristina, per l'appunto, anche se io non sono d'accordo sul fatto che non proviate dei sentimenti, per quanto li riguarda, è vero? L'ho detto prima con l'esempio dei due emisferi, però mi piace fare sempre questo esempio. Immaginate una partita di scacchi tra il campione del mondo e un cervellone costruito da una multinazionale. Se noi non sapessimo chi dei due è l'umano e chi dei due è la macchina e vedessimo soltanto le mosse sulla scacchiera, non ci accorgeremmo chi è l'uomo e chi è la macchina. Perché questo? Perché l'esperimento lo si è fatto, la partita può essere benissimo in equilibrio, ma l'approccio alla partita è completamente diverso. La macchina approccia il gioco degli scacchi in maniera empirica, prova mentalmente tutte le mosse possibili in quella situazione e fa quella che conviene di più. L'uomo invece ha un approccio, tra virgolette, più umano, perché non avendo la stessa calcolabilità della macchina, l'uomo va ad intuito, va secondo la sua creatività, secondo la sua esperienza. Eppure la partita è in equilibrio. Ecco, la persona Asperger approccia, se vogliamo, le emozioni come la macchina approccia la partita di scacchi, in maniera analitica, e invece approccia in maniera molto più emotiva qualcosa che invece è più tecnico. È quello che dicevo prima, la componente umana della persona Asperger non è inferiore, è semplicemente spostata verso altri ambiti, verso altri fini. Ne parlavamo anche nelle precedenti puntate, qual è il ruolo delle emozioni nell'autismo. Pensando un po' a questi due binari, certo, che vanno paralleli, certo, quindi in maniera diversa rispetto a una persona che non è autistica, come le emozioni interagiscono in questo contesto? Un po' come diceva anche José, dobbiamo pensare che anzitutto l'affermazione secondo cui le persone con autismo non abbiano emozioni è una miscredenza, non è assolutamente così. Hanno emozioni, possono essere emozionate a volte anche dalle stesse cose che emozionano una persona a sviluppo tipico. La differenza è forse rispetto ai contenuti che attivano delle emozioni e rispetto anche alla risposta emotiva. Cioè, ci sono gli interessi speciali che attivano un'emozione. Io potrei essere emozionatissimo se vedo un film strappalacrime. Magari una persona con autismo che ha un interesse per le bandiere si commuove se vede una bandiera che sventola nel cielo. È differente il contenuto, ma non è differente l'attivazione emotiva. Un altro aspetto è che a volte l'attivazione emotiva, anche rispetto a una situazione, può essere così intensa che non riescono a rispondere in maniera adeguata. Cioè, quello che vedo qualcuno che piange, mi sento male quanto quella persona e non riesco a consolarlo, a fare qualcosa di appropriato, perché l'emozione che provo nel vedere qualcuno che soffre è fortissima. E quindi non sono in grado di agire. Posso sembrare a qualcuno come distaccato. O ancora, posso sembrare non emotivo, perché non abbia emozioni, perché non colgo l'importanza della situazione sociale. Un ragazzo mi raccontava che una sua amica era svenuta in casa e lui si era allontanato. In realtà lui si era allontanato non perché non volesse supportare l'amica in quel momento, ma perché non si era reso conto dell'importanza di quella situazione. Ci arriva un'altra domanda dalla sala virtuale. Claudia ci chiede, chiede sempre a te, Giuseppe, se ti senti solo nella tua dimensione spostata su questa linea parallela. Non è una domanda facilissima, perché per l'appunto va a scavare anche un po' in quelli che sono i sentimenti, come dicevamo prima, e le emozioni. Sì, diciamo che c'è un'affermazione del professor Basaglia, che diceva, visti da vicino nessuno è normale. Sentirsi soli, diciamo che è difficile questa cosa qua, detta da chi ha un'empatia con gli oggetti. Quindi sì, spesso ci si sente così, vero. Però, come dire, non è qualcosa di recuperabile. Più che altro è una questione di... Ecco, il problema è che noi non ammettiamo che ci possa essere mediamente qualcuno che pensa in maniera diversa da come pensano gli altri. È quello che crea il sentimento di solitudine. Ma
C'è una cosa, ciò che invece non ti lascia mai solo è la natura. Di solito laddove c'è una mancanza, inevitabilmente da qualche altra parte c'è la compensazione. Qui entra, se vogliamo, in gioco il professionista, che deve canalizzare quella compensazione affinché la persona si possa integrare anche all'interno di un contesto complesso. Ricordiamo, José è un caso Asperger, per chi si fosse collegato soltanto adesso, è una forma particolare di autismo. Ci sta raccontando oggi un po' la sua esperienza. Guido, dicevamo poc'anzi con José proprio questo fatto di sentirsi soli, non sentirsi soli. Secondo te, anche per chi sta intorno, come ci si deve comportare? Cioè, questa sensazione di sentirsi soli può essere in qualche modo cambiata da chi è vicino o ci sono anche delle difficoltà in questo? Sicuramente chi è vicino alle persone con sindrome di Asperger può avere un ruolo importantissimo. Spesso le persone con sindrome di Asperger si sentono sole perché di fatto vengono isolate. Come diceva José, se io penso in un modo differente dalla maggior parte delle persone, creerò un attrito con chi mi sta intorno e quindi avrò poche occasioni sociali. Ho tanti ragazzi e adolescenti che non riescono ad avere una vita sociale come quella dei coetanei, desiderano fortemente una vita sociale con i coetanei, desiderano poter uscire con i loro amici, ma non possono farlo perché non sono tanto interessanti come gli altri coetanei. Quindi sicuramente una cosa che noi possiamo fare come professionisti o come familiari di persone con autismo è quella di creare più opportunità possibile e creare anche delle occasioni in cui ci siano delle persone che possano condividere degli interessi. Io direi che possiamo approfondire un po' il tema, però dobbiamo aspettare qualche minuto, dobbiamo andare in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con i Bimbi dalla Luna. LSC è a Modugno presso il centro commerciale Auchan. Da oltre 20 anni ci occupiamo del tuo benessere fornendoti prodotti ad alto contenuto tecnologico. Riscopri il piacere di vivere in autonomia e di muoverti liberamente grazie ai nostri scooter elettrici. Migliora la postura e il riposo grazie alle nostre innovative poltrone relax e alla selezione di cuscini, materassi e reti ortopediche. Chiamaci al numero verde 800 51 9992. Fatto! Il mio è bello! Tagliamo! Vado avanti io! Attenti ai raggi laser! Sarò invisibile! Fermi tutti! Siete in arresto! Ispettore, posso spiegare tutto! Ho dimenticato le chiavi! Quello è Jallik e questa è Vacant! Che di Vacant? Gli la vecchienacchie! E io sono Giallo Oro! E anche se l'ispettore mi arresta, continuerò a permutare il vostro vecchio oro a 40 euro il grammo. Allora, qui sei proprio malato. Malato. Le festività sono un momento di riflessione. Ci si prepara ad un nuovo anno con buoni propositi e voglia di cambiamento. C'è chi si libera degli oggetti vecchi, chi si libera di oggetti ingombranti, chi si libera di tutto quello che non ci soddisfa più. Per queste festività, fatti un regalo. Scegli di cambiare. Scegli una nuova ventata di energia. Scegli Sicme Energy e Gas. Sicme Energy e Gas è a Bari, in Piazza Massari 16, 080 864 5496. Alla Fiera del Mobile, in tutti i Chiarelli Center della Puglia, sfilano le prestigiose aziende del design italiano. GSG, Stelle Monelle, Dorelan, Miscucine, Calligaris, Mercantini e tante altre. Ogni giorno una promozione imperdibile. Seguici su Facebook. Alla Fiera del Mobile trovi anche le grandi offerte a Stamobile. La metà è gratis. La Fiera del Mobile è al Chiarelli Center di Bari Modugno, strada statale 96. Buone feste da Telebari.
Bene, ci eravamo lasciati pochi minuti fa parlando un po' di quelli che sono anche i comportamenti che bisogna avere magari accanto a dei casi di autismo. Io però vorrei tornare un po' a parlare per l'appunto di Asperger. Lo farei magari mostrandovi un video molto particolare perché è il video di Stefan Wiltshire. È un ragazzo che ha delle doti fuori dal comune, certamente. Vediamo le immagini. Insomma, cerchiamo un po' di capire, di descrivere questo video, perché sicuramente il nostro Stephen Wiltshire è un ottimo disegnatore, vero? Ma non soltanto. Perché è un video che ci interessa quando parliamo di autismo? Perché è un video che mostra una persona con autismo che ha un talento particolare. Sono quelle persone che vengono chiamate savant, cioè che hanno un'area di abilità particolarmente sviluppata rispetto alle altre. In questo caso l'abilità di Stephen è quella di avere una memoria fotografica eccezionale e allo stesso tempo la capacità di riprodurre quello che ha visto. Nel modo in cui disegna Stephen si vede un particolare tipo di funzionamento di alcune persone con autismo, cioè il pensiero in dettagli. Spieghiamo meglio, cioè Stephen che cosa fa? Lui gira, viene portato per Istanbul, in giro per Istanbul, gli si mostra un po' sì. alcuni angoli della città, in realtà lo si porta anche in aereo, in elicottero sulla città e lui ridisegna pari pari tutto quello tutto che ha visto. Quello che ha visto con un solo colpo d'occhio. Quindi lui è in grado, ci sono anche degli altri video su YouTube che mostrano il modo in cui ha disegnato lo skyline di New York, di riprodurre la città dopo averla vista soltanto dopo una volta. È sorprendente vedere come lui riproduca non soltanto gli edifici, ma anche le persone che ha visto e quello che stanno facendo. Rappresenta una riproduzione fedelissima di quello che ha visto. È come se facesse una fotografia mentale di quello che ha visto poche ore prima e la riproducesse esattamente così com'è. Giuseppe, c'è una qualità particolare, speciale, che sei riuscito a riconoscere sin dall'inizio in te? Cioè, c'è stato un giorno in cui hai detto, cavoli, sono molto 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 bravo in questa cosa. Ho anch'io la memoria fotografica come
il ragazzo nel video, però disegnare, no? Mi manca quello. Sì, no, mi piacevano gli indovinelli, quei giochi di logica, l'enigmistica, queste cose qua. Tant'è che poi ho preso laurea in matematica per quello, perché però la matematica è un gioco. Mentre eravamo fuori onda stavi parlando comunque di altri casi di questo tipo, perché chiaramente poi dopo che te ne sei reso conto ti sei fatto anche una grande cultura sul tema e ti sei reso conto che ci sono tanti casi particolari. Sì, ce n'è un altro ragazzo, è un savant, si chiama Daniel Tammet, ha scritto anche una biografia che si dal titolo Nato in un giorno d'azzurro. Ed è è diventato famoso perché ha recitato le prime 22.514 cifre del pi greco a memoria, ed è entrato nel Guinness dei primati, conosce 12 lingue, è una, credo che se ne stia inventando una da solo, però è anche un ragazzo che va in TV, va ospite in TV, partecipa, viaggia di continuo. È un caso interessante perché è un caso in cui è presente un'abilità, una spiccata abilità a fronte comunque di un'autonomia sociale. Io direi di dare un po' voce a tutte le persone che ci stanno ponendo le domande. C'è una telefonata in arrivo. Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, volevo fargli una domanda. Prego. C'è un nipotino che è autistico, è di 5 anni, però non vuole entrare quando si va in una chiesa, si va in un locale che stanno facendo una festa. Come si può fare per fargli superare un tale difficoltà? Grazie. Guido, lo dicevamo prima che ci sono alcuni limiti mentali che ci si pone. Come fare in questo caso, soprattutto per chi è accanto al sì. ragazzo? Quello che noi sottovalutiamo è che le occasioni sociali possono rappresentare un inferno per le persone con autismo. Pensate a un compleanno. Un compleanno è un'esplosione di colori, di voci, di suoni, di odori. Una persona con autismo può avere difficoltà a mettere insieme tutte queste informazioni, quindi sentirsi sovraccarica. È possibile che la chiesa, che ha un certo eco, sia un ambiente che è avversivo per questa persona. In genere alcuni ambienti sociali lo sono, perché i suoni non sono prevedibili, oppure può esserci un'eccessiva confusione. In tutti questi casi bisogna trovare un giusto equilibrio, cioè da un lato non si può forzare una persona con autismo a esporsi a un ambiente che è troppo carico di stimoli. Dall'altro possiamo però incrementare gradualmente l'abilità di esporsi a delle situazioni più cariche di stimoli, ma deve essere costruita poco a poco. Non si può pensare che da un giorno all'altro la persona debba essere portata in chiesa, al supermercato o in un luogo sovraccarico. Va portata gradualmente in posti sempre più affollati e sempre più densi di stimoli. 080-501-9998, il numero di telefono per porci le vostre domande. Ci stanno arrivando tante domande dal web, a cui daremo subito spazio. Prima però vorrei chiedere proprio a Giuseppe, nella tua esperienza, rispetto alle persone che ti erano vicine, familiari, amici, quando ci sono stati dei limiti che hai manifestato, hai palesato, come si sono comportati? In che senso? Ci sono state delle cose che secondo te, dei comportamenti, delle particolari attenzioni nei tuoi confronti, ci sono delle cose che secondo te andrebbero fatte in questi casi, quando ci si rende conto che si è di fronte a un caso di autismo? Beh sì, sicuramente sì. Cosa andrebbe fatto nello specifico? Ovviamente è caso per caso, perché due persone Asperger possono essere anche molto più diverse che una persona Asperger e una persona, tra virgolette, neurotipica. Quindi è chiaro che è difficile. Nel mio caso, sì, in realtà io ho bisogno sempre di un po' più di tempo. Il tempo, ecco.
la seconda chance, il dare la possibilità di far credere di essere sempre alla penultima occasione, non all'ultima. Mm-hmm. Diciamo, questa è forse nel mio caso, per esempio, questo per tutti, perché se tutti avessimo la libertà dell'errore, le cose andrebbero meglio. C'è una, se non sbaglio, una scuola a Reggio Emilia dove le maestre hanno avuto questa idea, hanno eliminato l'uso della gomma. Perché hanno eliminato l'uso della gomma? Perché abituano i bambini ad accettare l'errore. Esatto, e a recuperare su quell'errore, senza dover cancellare e rifare tutto. Quindi al bando gomme e bianchetti. Ci scherzo, sì, un po', però effettivamente... Anche bianchetti, assolutamente, l'odore... Anche pensandoci da un punto di vista filosofico, l'idea non è male. Diamo un po' di spazio alle domande. Ricordo che ci potete chiamare in diretta, 0850199998. Allora, chiede Concetta Sanfilippo, dalla sala virtuale, perché le ragazze con Asperger a volte vengono diagnosticate ma si fa diagnosi differenziale? Mi ricollego a questa domanda per chiederti, c'è differenza tra uomo e donna? Sì, sia sì, nella, sì, casistica, sì, che nei sintomi? Assolutamente sì. Anzitutto c'è una differenza in termini di casistica. L'autismo è 4 volte più frequente nei maschi che nelle donne. Anche dal punto di vista dello sviluppo dei sintomi tende a essere diverso, soprattutto quando parliamo di alto funzionamento e sindrome di Asperger. Le donne, anche come sviluppo tipico, nello sviluppo tipico tendono a essere più avanti socialmente, rispetto agli uomini hanno un'intuizione sociale maggiore. Anche nei test tipici dell'intelligenza, la componente verbale delle donne è superiore rispetto a quella degli uomini, quindi esiste una differenza. Concetta parlava di diagnosi differenziale. Diagnosi differenziale vuol dire che bisogna valutare se la condizione rispecchi autismo ad alto funzionamento, sindrome di Asperger, o un'altra condizione. In realtà è più frequente, si fa più frequentemente nelle donne che nei maschi, perché le donne sono più brave a camuffare, cioè sono più mimetiche, imparano quali sono i comportamenti sociali e li riproducono, ma questo non vuol dire che sappiano quale sia la cosa giusta da fare o che vogliano farla. Imparano a essere più camaleontiche, quindi apprendono più velocemente un modello rispetto agli uomini, sono più efficaci nel riprodurlo, quindi si nascondono meglio rispetto agli uomini. Le donne sono sempre più avanti. Sono sempre più avanti. Sono sempre più avanti. Ci fregano sempre. Altra domanda che arriva per José. Nella tua vita quanto sono importanti le amicizie e quanto senti il bisogno di condividere con loro dei momenti di gioia e di tristezza? Ce lo chiede Antonio da Facebook. Dunque, dico spesso che è bene essere equidistante da tutti, ma avere pochi satelliti. Diciamo, non è importantissimo questa cosa, però immagino che forse venga presa male, come... trascuri gli amici, no, il meccanismo è un altro, diciamo l'importanza che dai a un rapporto umano non si manifesta solo nel pianto o nella manifestazione estrinseca dell'emozione, cioè ci sono tanti altri aspetti attraverso i quali tu puoi manifestare che non siano per forza spettacolari, che non siano per forza da prima serata. Diciamo, è questo, come dire, questa overdose di emozioni manifestate che un po' mi disturba. Poi ci sono anche molte trasmissioni televisive che, come dire, la trattano questa cosa. Ma ci sono tante altre manifestazioni, quindi... magari invito anche le persone che ci stanno guardando a stare attenti ai dettagli, perché forse in quei dettagli che si cela un altro tipo di manifestazione. È quello che dicevo prima, non siamo abituati a tollerare persone che la pensano in maniera, che funzionano in maniera diversa. Chiaro. Ci chiede Patrizia dalla sala virtuale, buonasera, mio figlio manifesta le emozioni con stereotipie motorie che stiamo cercando di controllare con delle palline, un secondo,
eccolo, un attimo, l'avevo perso, con stereotipie motorie che stiamo cercando di controllare con delle palline. Poi volevo chiedere, a che età ha avuto la diagnosi di Asperger? Quindi una domanda prima per Guido. Allora, tante persone con autismo attuano le stereotipie motorie per in qualche modo gestire l'emozione. Alcuni bambini, per esempio, hanno il flapping delle mani e lo fanno quando sono molto arrabbiati oppure quando sono molto felici. È un modo per quello che Giuseppe chiama un esercizio di stile, un esercizio per un modo per amministrare le proprie emozioni. Questo aiuta un po' a gestirle meglio. Quello che noi riusciamo a fare con il canale verbale è quello che le persone con autismo in alcuni casi fanno con le stereotipie o con questi manierismi delle mani. È possibile in qualche modo ridurli, però dobbiamo tenere presente che un interesse speciale, un'azione ripetitiva può avere un'importanza per la persona con autismo. Se il mondo è troppo difficile da gestire, posso aver bisogno di un mio rituale per poter poi in qualche modo rapportarmi alla difficoltà di quel mondo. Quindi bisogna capire quanto sia giusto insegnare dei comportamenti alternativi rispetto alla stereotipia e quanto vadano lasciati dei momenti perché quella stereotipia consenta di calmare un'emozione che potrebbe essere forse troppo intensa. Ci chiedono sempre dalla sala virtuale, sempre Patrizia, da che età? L'avevamo detto prima che comunque... 19 anni. Altra domanda che ci viene posta. La diagnosi di sindrome di Asperger si fa in modo oggettivo o la fa il professionista in base alla sua esperienza? Allora, la diagnosi deve tener conto di una serie di componenti. Sicuramente quando parliamo di autismo lieve è importante che il professionista abbia un'esperienza specifica nel settore, quindi non basta aver letto un manuale, deve potersi essere confrontato con diverse persone con sindrome di Asperger, perché l'autismo si manifesta in maniera diversa da una persona ad un'altra. Quindi è fondamentale la competenza del professionista, ma la diagnosi va sempre ancorata a dei parametri che siano il più possibile oggettivi. Quindi come professionisti ci serviamo di test standardizzati. È importante però servirsi di test che siano più ampi, perché ci sono dei test tradizionali come l'ADOS-2 che danno delle buone informazioni, però potrebbe non cogliere delle informazioni rilevanti. Quindi è importante integrare questo tipo di informazioni con altri test più recenti. Nelle precedenti puntate avevamo parlato un po', anche avevamo accennato un po' a quello che era il ruolo della vostra associazione. Ci sono tante attività che state realizzando, ce n'è una in particolare che avevamo citato prima, quella legata appunto al video che è stato realizzato, però sì. Ci sono tantissime attività che vengono realizzate, ce ne puoi accennare qualcuna? La mia attività preferita è ovviamente quella del video che vi ho mostrato prima, che è Dance for All, un progetto di danza in cui i nostri ragazzi danzano insieme ai ballerini della Junior Dance Company, che è un gruppo di ballerini semiprofessionisti coordinato da una coreografa che è Sara Cettura, che è insegnante presso l'Università di Malta e si accinge a fare un dottorato in danza e autismo. Abbiamo un progetto di psicomotricità che stiamo attivando con un'associazione di genitori. Stiamo lavorando duramente per attivare una serie di progetti di avviamento lavorativo. Abbiamo cominciato con la creazione di kit educativi attraverso materiale di riciclo. Abbiamo un progetto per la creazione di cioccolatini realizzati dai nostri ragazzi, che è finalizzato all'insegnare delle abilità ai bambini, però non ancora alla vendita, ma ci stiamo attrezzando. Tutte attività che peraltro potranno essere seguite sia sul vostro sito internet, che ricordiamo è www.dallaluna.it, e naturalmente anche sulla vostra pagina Facebook Associazione Dalla Luna. Non mi resta che ringraziarvi, Guido. Grazie D'Angelo, a te, Roberto. José Stancarone, che ci ha raccontato un po' anche la sua esperienza, grazie mille per il tuo prezioso contributo. Prego, grazie a voi. Di questa sera. A tutti naturalmente un augurio di buon Natale, è ovvio, e naturalmente continuate a seguire le attività dell'Associazione Dalla Luna, per l'appunto sui canali web, insomma anche per tenersi sempre aggiornati sul tema. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.
Alla Fiera del Mobile, in tutti i Chiarelli Center della Puglia, sfilano le prestigiose aziende del design italiano. Calligaris, Dorelan, Stelle Monelle Camerette, Miscucine e tante altre. Ogni giorno una promozione imperdibile. Seguici su Facebook. Alla Fiera del Mobile trovi anche le imperdibili promozioni Asta Mobile, CSC, Sbarra Reda e Mercantini Mobile. La Fiera del Mobile la trovi in tutti i Chiarelli Center della Puglia. Asta Mobili, imperdibili offerte. Le festività sono un momento di riflessione. Ci si prepara ad un nuovo anno con buoni propositi e voglia di cambiamento. C'è chi si libera degli oggetti vecchi, chi si libera di oggetti ingombranti, chi si libera di tutto quello che non ci soddisfa più. Per queste festività, fatti un regalo. Scegli di cambiare. Scegli una nuova ventata di energia. Scegli Sicme Energy & Gas. Sicme Energy e Gas è a Bari, in piazza Massari 16, 080 864 5496. Buone feste da Telebari. Segretario generale, prego, può procedere all'appello. Grazie, presidente. Albenzio Pietro. Assente. Anaclerio Alessandra. Presente. Bronzini Marco. Presente. Sì. Campanelli Salvatore. Assente. Caradonna Michele. Presente. Carrieri Giuseppe. Presente. Sì. Cascella Giuseppe. Presente. Cavone Michelangelo. Assente. Colella Francesco. Assente. Contursi Francesca. Presente. D'Amore Giorgio. Presente. Delle Foglie Silvestro. Presente. De Roberti Silaria. Assente. Di Giorgio Giuseppe. Assente. Di Paola Domenico. Assente. Di Rella Pasquale, presente. Presente. Finocchio Pasquale. Assente. Giannuzzi Francesco. Presente. La Coppola Vito.